brividi ancor prima di cominciare a scrivere. Quella sera di 40 anni fa è una profonda ferita che non guarirà mai. Rientravo da un servizio all'estero per il Corriere della Sera e avevo in programma un pokerino notturno con gli amici della cronaca. Il grido di un fattorino brucia ancora nella mente e nel cuore. L'elenco della P2, le presidenti danno tutti i nomi e i cognomi. Dal poker mancato a una notte da incubo. Politici, generali, militari semplici, giornalisti tra cui numerosi del Corriere. L'elenco è stato dato alle agenzie dal capo del governo Arnaldo Forlani. Indiscutibile. È ancora oggi la voce del terrore che non dimenticherò mai, come quando il caro collega Walter Tobagi mi confidò in una pizzeria, invece di rientrare subito a casa, chi gli aveva proposto di fare il direttore del Mattino di Napoli. Il prezzo? Andarsi a inginocchiare davanti a quel criminale di Licio Gelli. Meno di 2 mesi dopo Walter, un cattolico socialista di grande rigore e dignità, fu ucciso dai terroristi. La mia ricchezza non sono i soldi, che ho sempre disprezzato, ma gli incontri e le emozioni. Nessuno potrà sottrarmeli. Una cara amica che mi conosce molto bene e apprezza la mia passione per il giornalismo e la verità, mi ha regalato per Natale un libro che, appena uscito, mi aveva incuriosito, ma non l'avevo letto tutto. Sono riuscito ora, finalmente, a divorare Colpevoli, Gelli, Andreotti e la P2, scritto da Sandra Bonsanti, grande giornalista e senatrice, e dalla cara collega e amica da sempre Stefania Limiti, edizioni Chiare Lettere. Un coltello piantato nel cuore del potere. Ricordo ancora quanto scrisse Norberto Bobbio. Vi è sempre stato, e purtroppo penso che non se ne possa fare a meno, un potere invisibile dentro lo Stato, che agisce accanto a quello dello Stato, insieme dentro e contro, che si avvale del segreto per aggirare o addirittura violare impunemente le leggi. Verissimo, terribile e amaro, ma come diceva Bobbio, non bisogna mai arrendersi. Il cancro che uccide è composto dal silenzio, dalla P2, loggia massonica deviata ancora in piena attività, e dalle porcherie di sottoboschi governativi e istituzioni, ma anche di privati che cercano soltanto di riempire le proprie tasche. Ho vissuto abbastanza per conoscere gran parte di questi miserabili centri dove tutto è permesso. Il libro è spietato, ma trasmette una cruda verità. Nella politica nazionale e in quella internazionale, volendo, troviamo proprio tutto. Ho frequentato a tavola, a Davos e a Gerusalemme, senza barriere formali, 7 presidenti degli Stati Uniti, 3 presidenti francesi, 3 leader iraniani e poi 4 papi. Ho imparato anche a mie spese, con qualche errore, dove possono spingersi le manovre del potere e della repressione. Il libro Colpevoli non fa solo riflettere, ma moltiplica la forza di lottare, perché la memoria è sacra e non rispettarla sarebbe un insulto per le vittime e la storia, spesso dimenticata, del nostro paese. Vi parla, cari amici che mi seguite, uno che è cavaliere al merito della Repubblica Italiana, commendatore, ma che si è sempre rifiutato di esibire le insegne. Sono Ambrosino d'Oro, ma il riconoscimento che amo di più mi è stato donato pochi mesi fa in Sicilia. Il premio alla memoria del mio caro amico ed eroe, ammazzato dalla mafia, Paolo Borsellino. La motivazione mi riempie di orgoglio. Aver tenuto la schiena dritta per tutta la vita. Antonio Ferrari per il Corriere TV.